Gesù, di fronte al mistero femminile, perché così sarebbe giusto parlare, rompe tutti i tabù. Per un rabbino ebreo avere dei discepoli donne era un assurdo. Eppure Gesù ha delle donne come discepole. E questo discepolato Gesù lo fonda con una persona che non gli era particolarmente simpaticissima, perché Gesù era amico di Marta. Con Marta, sorella di Lazzaro, Gesù aveva un feeling tutto particolare. Non è che questo facesse di Gesù un delicatissimo, perché con Marta gli dà delle ripassate piuttosto serie. Gesù arriva a Betania, Marta, come lo vede, va a spignattare in cucina, lui si siede in salotto, siamo in una casa di ricchi. E narra a Maria, che si siede ai suoi piedi, narra quello che gli è successo. Marta brontola e Gesù dice: mollagli un ponto, guarda che lei ha scelto la parte migliore. L'espressione essere seduti ai piedi di significa essere discepoli. E Gesù accetta questo atteggiamento di Maria e chiede a Marta di fare lo stesso. Stranissimo. Poi parecchie donne, dice il capitolo ottavo del Vangelo di Luca, seguivano Gesù e lo assistevano nei bisogni che aveva. E quali erano i bisogni? Tenere in piedi un gruppo di 12 energumeni, i quali quando andavano in un pranzo di nozze prosciugavano le botti, cercate di capire chi potevano essere i discepoli. Noi oggi forse li riteniamo tutti angelici, no, no, ci davano sotto. Ultima cena. Per rito bevono quattro bicchieri. Quelli arrivano nel Getsemani e che fanno? Sì, erano gente molto comune, buoni per l'amor del cielo, con delle caratteristiche proprie che Gesù aveva visto, tanto da sceglierli come discepoli suoi, però erano persone comuni, non erano persone eccezionali. Gesù dunque sceglie il mondo femminile come discepole e in questo caso come apostola. Oggi E oggi forse Santa Madre Chiesa qualche riflessione in merito forse lo potrebbe anche fare. Potrebbe non essere questo il momento, perché oggi sembra che il momento sia più idoneo a riflettere sulle situazioni matrimoniali più o meno regolari, più o meno difficoltose. La famiglia sta attraversando un momento non facile e quindi in futuro probabilmente una volta, non dico sistemato il problema, ma una volta dato delle direttive su questo tema così delicato come la famiglia, poi forse la Chiesa si occuperà anche di questa dimensione, la posizione della donna nella comunità cristiana. Maria Maddalena è una di queste persone che Gesù ha designato come proprio apostolo. Come poi la Chiesa designerà Andronico e Giunia come suoi apostoli, Febe come diacono e via di questo passo. Sì? Dunque, motivi sono due. Noi non dobbiamo mai dimenticare che quando abbiamo a che fare con la persona di Gesù, abbiamo a che fare da una parte con un uomo e dall'altra abbiamo a che fare con Dio.
quando Gesù parla come Dio e quando parla come uomo è sempre un po' difficile stabilire i confini. Qui lui parla come uomo. E parla così per un motivo ben preciso. I suoi discepoli lo hanno tradito. Questa è una forma orientale di assoluzione. Non va, non dice vai a dire ai miei traditori, ma vai a dire ai miei fratelli. È una forma di riconciliazione estremamente chiara per loro, meno chiara per noi. La sera di quello stesso giorno, dunque, noi abbandoniamo il sepolcro e ci troviamo a Gerusalemme. Siamo alla sera, i discepoli si sono ricongiunti, pieni di fifa, perché lo dice, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei. Quindi la paura non era ancora cessata. Venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse Shalom Alechem, pace a voi. Detto questo, presenta la carta d'identità. Fianco e mani. Questo è un dato interessante. Per questo motivo i discepoli non hanno dubbi. Qual è la reazione? Gioirono. Qual è il fondamento della gioia cristiana? Questo. Nessun altro. Sapere che lui è risorto e quindi la morte è stata vinta. Questa è la gioia cristiana. Tutto il resto sono cose che noi possiamo benissimo apprezzare, valutare, ma la gioia cristiana è sapere che esiste la vita oltre la vita storica. Punto. Per questo motivo il cristiano sa di morire, però la sua concezione della morte è un po' strana. Non sono io a morire, ma sono gli altri che mi vedono morire. Perché io sono vissuto nella storia e vivo nell'eternità. Gli altri mi vedono morto, mentre io vivo. Questa è la gioia che pervade il cristianesimo. Tutto il resto è derivato. Ma io sono contento perché ho una coscienza a posto. D'accordo, va bene, nessuno ti dice di non gioire per questo. Ma la vera gioia è sapere che esiste la vita. Gesù disse di nuovo, pace a voi. Qui c'è una piccola sottolineatura da fare. Perché Gesù ripete due volte il saluto? Ancora voi oggi se andate in Palestina, no, se andate in Israele, naturalmente ci si saluta con Shalom. È una forma urbana di incontrarsi. Però c'è un qualche cosa che a noi forse sfugge. Mentre per noi dire buongiorno è una specie di formula fissa che implica solo e unicamente il contatto fra due persone, prova ne sia che molto spesso voi trovate delle persone che vi dicono buongiorno e poi subito dopo buona giornata. Ma mi hai detto buongiorno? No, non basta. Quel buongiorno, capite, che è una specie di prendo contatto con te.
poi ti auguro quello che a me preme di più. E quindi c'è la ripetizione dell'augurio. Shalom, invece, in Oriente non è solo una presa di contatto. Se la persona che ti dice Shalom è una persona di alta spiritualità, questo Shalom non è solo un augurio, ma è anche una specie di dono. È come se la persona di alta spiritualità ti dicesse: ti regalo la mia ricchezza. Voglio che tu davanti a Dio abbia quelle profondità di pensieri, di sentimenti, di scelte, di visioni delle cose come le ho io. E quindi non è indifferente chi ti saluta. Noi oggi possiamo trovare, che so io, il vescovo, un senatore, un primario, buongiorno, buongiorno e buonanotte, insomma, è finito lì. Mentre in Oriente c'è questa sfumatura in più. Quindi qui è Gesù che dice ai suoi Shalom. Tenete presente che lo dice da risorto. Shalom significa realizzazione. Gesù cosa sta dicendo ai suoi? Voi vi realizzerete come me. Questo sta dicendo. Dietro a quel pace a voi non è un buonasera. Shalom non vuol dire pace soltanto, vuol dire realizzazione. Voi vi realizzerete come me. Come i discepoli si realizzeranno? Eccolo qua. Continuando l'opera di Cristo. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E qual è la missione che il Padre ha dato al Figlio? Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui ce lo ha. Ecco. Questa è la missione del Figlio. Rivelare il Padre. Ma vi dicevo altre volte che il verbo greco non parla di rivelazione intellettuale, non adopera il verbo apocalipto, ma adopera il verbo exegesato. E quindi il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui ce lo ha spezzettato, ce lo ha spiegato con gli avvenimenti, con i fatti. E questo sarebbe il compito di ogni cristiano. Spezzettare nella propria vita quegli atteggiamenti che Dio Padre avrebbe nei confronti del tizio Caio Sempronio. Dunque, voi risorgerete come me compiendo questo mandato, facendo sì che la figura del Padre passi da voi a chi vi sta accanto. E siccome il primo atteggiamento che Dio ha nei nostri confronti è quello della riconciliazione, cioè Lui vuole mostrarsi mai nemico dell'uomo, ma sempre amico, eccolo qua, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. È chiaro il concetto? Quindi lo Spirito Santo è, in questo caso, funzionale alla capacità di perdono. Ora,
Il biblista vi dice: state attenti che qui c'è un piccolo problema. Questa forma grammaticale come si chiama? A livello di grammatica, il verbo perdonare, nella forma saranno perdonati, a livello di grammatica, che cos'è? È un futuro passivo. Sì? E quando c'è un passivo, è sempre sottinteso, Vi è chiaro? Sia santificato il tuo nome da te. Là si chiamerà donna da parte di Dio. Saranno perdonati a coloro a cui perdonerete i peccati, quei peccati saranno perdonati da Dio. Ma la cosa seria è questa. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Wow! Noi siamo figli di un certo tipo di catechismo ed è comprensibile. Per cui quando pensiamo a questo perdono, pensiamo sempre al sacramento della riconciliazione. Questo è giusto, ma è una forma un po' ristretta del capire questa frase. Quindi, senz'altro qui noi troviamo il fondamento del sacramento della riconciliazione, che poi lungo i secoli la forma di questo sacramento sia enormemente cambiata. Dal confessarsi una volta in tutta la vita, al confessarsi abbastanza spesso come facciamo noi, beh, è un grosso cambiamento. Confessare solo tre peccati, se non ci sono questi tre non è necessario confessarsi, è una cosa. Noi oggi confessiamo parecchio di più. Confessiamo parecchio di più dell'apostasia, l'adulterio e la soppressione della vita. Quindi si può discutere sulla forma della riconciliazione, ma il concetto è questo. Il perdono non è qualche cosa che compete solo al prete. Compete a tutti. Gesù lo ha detto con chiarezza: come voi perdonerete, sarete perdonati. Chiaro? Ma è in questa esperienza del perdono umano, cristiano, che entra la misericordia di Dio. E giustamente l'orientale non fa mai salti. Se noi impariamo a fare esperienza di vero perdono, ci diventa facile capire che Dio ci perdona. Ma se noi umanamente non facciamo l'esperienza del perdono, guardate che non crediamo al perdono di Dio. E se non crediamo al perdono di Dio, dopo questo perdono di Dio, non saremo capaci di perdonare, perché si dà quello che si riceve. Questo è un problema che di solito non viene mai affrontato. Il passaggio è semplice. Quando un bambino può capire che cosa significa Dio Padre? Quando ha un papà che si interessa di lui, che gioca con lui, che lo ama, lo corregge, lo aiuta, gli fa le coccole. L'esperienza umana non è indipendente dall'esperienza verticale. L'esperienza umana diventa una introduzione all'esperienza di fede.
Il perdono che il Signore ci ha chiesto di dare non è indipendente dal perdono che Dio darà a quella persona che ha sbagliato nei nostri confronti. Il perdono che noi riceviamo umanamente dalle persone nei confronti delle quali abbiamo sbagliato non è un fatto indifferente rispetto al perdono che Dio ci dà. Perché solo quando fai l'esperienza umana di certe cose capisci il livello superiore dell'esperienza di fede. Se mai nessuno nella vita ti ha detto io ti amo, tu non potrai mai capire l'affermazione di Gesù: il Padre ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Perché ti manca l'esperienza umana, quella basilare, su cui poi si fonda l'esperienza di fede. Noi abbiamo fatto della fede qualche cosa di disincarnato, mentre il Vangelo continuamente ti richiama a questa incarnazione. Tu non puoi capire Dio mi ama se non puoi dire io sono amato da Tizio Caio Sempronio. Tu non puoi dire Dio è mio padre se non hai fatto un'esperienza di paternità, che non necessariamente significa farla con tuo papà, perché figure genitoriali paterne ne puoi trovare anche all'infuori della famiglia. E alle volte sono molto più significative. Ma hai fatto un'esperienza umana profonda di figliolanza paternità. E allora quando si dice Dio è padre, tu capisci che cosa si dice. Dio mi ama, tu capisci cosa si dice. La stessa cosa vale per il perdono. Se tu non hai mai fatto un'esperienza umana di perdonare e di essere perdonato o perdonata, non potrai mai capire che cosa significa Dio ti perdona. E quindi perdonare non è un optional. Amare non è un optional. Imparare ad avere atteggiamenti paterni e materni non è un optional. È un qualche cosa che fa parte integrante della nostra fede, anche se tutto questo comporta una dimensione umana. Grazie, buona domenica.